Ho voluto creare una serie di materiali differenti per il life coaching, cioè per la crescita personale, per come io la conosco e pratico. La differenza consiste in un approccio zen. Che cosa significa? Che cos'è lo zen? Lo zen è indefinibile secondo un preciso schema occidentale. In Occidente siamo abituati a dire una cosa è così, la difendiamo. E se non è così è il suo contrario o la sua negazione. Lo Zen invece dice che possono esistere diverse interpretazioni della stessa cosa e soprattutto non vuole affermare. Ecco perché è difficile definire lo Zen, perché lo Zen non definisce, non afferma, piuttosto suggerisce. E questo approccio va perfettamente bene con il life coaching, cioè con la crescita personale che io pratico. Perché? Perché io invito la persona a riflettere. Quando qualcuno si sente poco soddisfatto della propria esistenza e si rivolge a me per avere un consiglio, io lo invito a riflettere su quello che potrebbe fare utilizzando le sue risorse per dare una forma materiale alle sue intenzioni. Quali sono le intenzioni? Che cosa possono divenire? Questo lo decide la persona che si rivolge a me. Quindi io propongo uno stimolo che fa riflettere. E lo Zen fa altrettanto. Lo Zen propone degli stimoli per la mente affinché la mente possa allenarsi e produrre nuove idee. Ho voluto utilizzare l'approccio Zen per la crescita personale perché mi sono reso conto, appunto nella mia esperienza di life coaching, che le persone che mi chiedono un consiglio si aspettano una risposta precisa, perché non vogliono pensare alla risposta, non vogliono impegnarsi, vogliono sapere qual è la ricetta. Seguono la ricetta o la interpretano, ma comunque la ricetta c'è, è lì. E rimangono stupite le persone quando si rendono conto che la realtà è più complessa. Lo Zen parte proprio dalla certezza che la realtà è complessa e al tempo stesso può essere descritta a più riprese con parole semplici. E tra una descrizione e l'altra c'è l'evoluzione della consapevolezza. Tu puoi riconsiderare lo stesso argomento in chiave Zen a distanza di anni, puoi anche leggere lo stesso libro, che a distanza di anni non cambia, però trovi significati differenti. Perché? Perché sei cambiato tu nel frattempo. Lo Zen porta l'attenzione sul cambiamento, sulla interpretazione e sulle possibilità che la persona ha. Quindi, secondo me, è ideale per creare un percorso di crescita personale che invita la persona a creare il cambiamento e a capire che l'interpretazione che si dà della realtà è appunto un'interpretazione che cambia con il passare degli anni. In questo percorso trovi una serie di materiali che prendono in considerazione dei fatti molto pratici, perché a me piace la praticità. Non mi piacciono le teorie, quelle cose che non si possono dimostrare. Quelle cose che sono scritte sui libri e non si possono discutere perché è così oppure è la contraddizione di così. Nella realtà tutti i giorni ti trovi a dover affrontare tutti gli argomenti del vivere e devi avere delle risposte precise, risposte pratiche. Al tempo stesso però non devi rimanere nella materia perché altrimenti ti disperi, hai l'impressione che ci sia poco da fare. E quindi devi spaziare con la mente. Il modo migliore per spaziare con la mente, soprattutto per chi ha una formazione occidentale, abituata a dire è così o è il contrario, abituata a fare una guerra per difendere una posizione, il modo giusto per svincolarsi da questa limitazione è lo Zen, che propone delle domande, degli spunti di riflessione e soprattutto non propone risposte, perché la risposta,
è nella mente di chi ascolta, è nella mente di chi elabora lo spunto Zen. Questi materiali che ti propongo seguono un percorso molto pratico, ossia si parte da una considerazione, il fatto che tu esisti e vuoi esistere, quindi c'è una volontà, tu vuoi delle cose. E perché hai questo desiderio? Questo desiderio si manifesta a ogni livello e questo manifestarsi del desiderio determina il modo in cui tu affronti la vita. Se cerchi delle risposte precise della serie qual è il lavoro migliore? Dove trovo il grande amore? Come faccio ad avere tanti soldi? E ti aspetti una sola risposta per ciascuna domanda, rimani deluso quando vai a confrontarti con la realtà, convinto che quella risposta sia definitiva. Invece quello che devi imparare non è la risposta, ma la capacità di rispondere. Cioè devi essere tu, attivo, sempre, in ogni momento, capace di dare la risposta che in quel momento realizza il passo che ti serve per andare verso la tua meta. Lo Zen ti aiuta a diventare responsabile e consapevole dei tuoi pensieri. Ti rendi conto che il tuo modo di reagire, il tuo modo di immaginare, determinano la tua interpretazione della realtà. Quindi troverai un percorso articolato, pratico, da applicare nella vita di tutti i giorni e al tempo stesso viaggiamo un poco più su, sul livello Zen, dove ci sono stimoli piuttosto che risposte definitive e dove c'è una grande fiducia in te, nel fatto che tu possa capire questo approccio leggero, multiforme, e possa utilizzarlo per ricavare risposte precise, precise per il momento in cui le usi. E poi ci sarà un altro momento, ci sarà un altro passo, e ci sarai tu in quel momento a compiere quel passo, sapendo scegliere di volta in volta che cosa ti porta verso la realizzazione di quella che senti essere la tua meta. Buon viaggio Zen attraverso la tua crescita personale e buona evoluzione della tua consapevolezza.